Controlli a tappeto dei carabinieri su tutta la provincia per contrastare il grave fenomeno del lavoro in nero. Gli uomini del NIL e del Comando Provinciale di Catania, con gli ispettori del lavoro civili e su impulso del direttore territoriale del lavoro, hanno proseguito gli accessi ispettivi in edilizia e in altri settori merceologici, continuando a scoprire lavoro nero e rapporti di lavoro irregolari. Nonostante le innovazioni introdotte dal Jobs Act, lavoro nero e irregolarità rimangono comportamenti insiti nel mondo del lavoro, che faticosamente si abbandonano a causa di retaggi culturali e riconducibili all'evasione fiscale e contributiva. I controlli negli ultimi 15 giorni si sono svolti prevalentemente a Catania e provincia. Anche a Mascali sono state riscontrate alcune irregolarità in un cantiere edile. Nello specifico, un imprenditore è stato deferito all'autorità giudiziaria per non aver installato nel suo cantiere le tavole parapetto con fermapiede su scale fisse in costruzione, costituendo così un grave pericolo per i lavoratori. I carabinieri hanno complessivamente controllato 16 aziende e verificato 57 posizioni lavorative, scoperto 11 lavoratori in nero e 11 irregolari, con conseguente maxi sanzione di 4.000 euro per singolo lavoratore e 5 sospensioni di attività imprenditoriale, comminato ammende per più di 58.000 euro, contestato sanzioni amministrative per 104.000 euro, recuperati contributi e premi assistenziali per 77.400.000 euro, contestate sanzioni relative a recuperi INPS per 8.900 euro.